Ciao a tutti, oggi sono qui per far partire la rubrica, quindi un nuovo video. Piccolo tutorial su come pulire i pennelli utilizzando colori acrilici e colori acquerelli o tempere. Quindi occorre del comunissimo sapone per piatti, un sapone qualsiasi, oppure del sapone di Marsiglia. Ovviamente i vostri pennelli che voi non vedrete perché io li ho ben nascosti. Allora, ovviamente i pennelli, poi bicchieri d'acqua e un piatto. Per il primo metodo io prendo un pennello che è abbastanza sporco ed è questo qui con un nero, l'ho sporcato, lo vado a sciacquare dentro un bicchiere d'acqua per prima cosa, poi per sciacquarlo ulteriormente vado a strofinarlo così nel sapone, in questo modo, ecco qua, e poi mi sposto e faccio, rivado di nuovo nell'acqua e faccio uscire un po' di schiuma. Ok, proprio in questo punto, in questo momento è pronto. Ora vado di nuovo nell'acqua un po' sporchina perché do l'ultima sciacquata, la penultima, e poi vado nell'acqua pulita, quindi vado nel bicchiere oppure apro il rubinetto e niente. Ora prendo dello Scottex o comunque uno straccio, io perlomeno, vabbè, io qua ho la mia pezzetta dove vado a fare, dove uso infatti i miei colori. Che faccio? La tengo, non faccio chissà che movimento, stringo leggermente le setole ma non tiro e non faccio niente. Ora vado a riporre il pennello in questo modo, quindi con le setole rivolte verso l'alto, oppure lo appoggio, ma io vi consiglio sempre di metterlo rivolto verso l'alto. Oppure l'altro metodo è molto ma molto più semplice. Io ora prendo questo pennello a punta in, quindi per prima cosa lo vado ad intingere nell'acqua, poi lo vado a strofinare sulla saponetta bello pulito. Ora vado nell'acqua e come vedete l'acqua qua è bella zozza. Ok, il pennello è veramente veramente pulito. Stessa cosa, rientro nel pennello, nell'acqua pulita, scusate. Allora prendo la mia pezzetta o il mio straccio e lo vado ad asciugare. Quindi allora, spero che questo video vi sia piaciuto e vi ricordo di iscrivervi, mettere mi piace, condividere, commentare, e mi potete trovare su Facebook, Twitter, Google+, Skype, Zello e Ustream. E non dimentichiamoci ovviamente YouTube, che siamo proprio qui. Quindi, allora, scusate se per il corso di pittura ci siamo un po' fermati, ma ho dei problemi perché ho perso tutto un video, tutta una parte, la prima parte, quindi adesso sto cercando di farvi quelle parti lì, ve le faccio su dei disegni così a parte che mi capita da fare. Quindi non mi rimane altro che salutarvi e vi mando al prossimo video. Ciao e alla prossima!